il dolore neuropatico è uno di quelli più difficili da trattare. E su questo tema si è tenuta un'interessante relazione al 35esimo congresso dell'AISD, dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, e ne parliamo col dottor Marchettini, che ha parlato proprio di questo tema. Ecco, dottor Marchettini, quali sono le peculiarità del dolore neuropatico? La peculiarità del dolore neuropatico è che nasce all'interno del sistema nervoso, che ha lo scopo di decodificare e trasmettere il dolore, e non lo fa nel modo corretto. Possiamo immaginare una trasmissione radio in cui quello che non funziona correttamente non è il segnale esterno, bensì è la radio stessa, e ne consegue che invece di udire un programma sentiamo gracchiare, sentiamo dei rumori, siamo disturbati da mille fenomeni di fondo che ci alterano tutta la comunicazione. Il dolore neuropatico è un po' questo. Abbiamo degli stimoli in periferia, che potrebbe essere il programma, magari anche normali, a volte no, che però non vengono correttamente trasmessi e interpretati, e siamo continuamente disturbati dal gracchiare della radio, dal rumore di fondo. Questo fenomeno non può essere controllato soltanto abbassando il volume, ma bisogna intervenire lavorando proprio sulla radio. Ecco, parliamo proprio di questo. Come si instaura il dolore neuropatico? Qual è appunto il meccanismo? Quali sono i meccanismi eziopatogenetici? Possono essere delle lesioni che avvengono in qualunque parte del sistema nervoso, che notoriamente è classificato e distinto anatomicamente in una parte centrale, il cervello e il midollo spinale, e in una parte periferica, le radici nervose e i nervi. Il dolore neuropatico può essere conseguente a lesioni o del cervello e del midollo spinale, oppure dei radici nervose, plessi nervosi e nervi. Si parla di dolore periferico o dolore centrale, ma tutto dolore neuropatico è. È un'unica entità nosologica oppure ce ne sono diversi tipi? No, esistono tantissimi tipi, perché parlare di lesione del sistema nervoso centrale e pensare con questo di averle raccolte tutte in un'unica entità è impossibile. È errato. Un conto è ledere il midollo, un trauma midollo spinale da sclerosi multipla, per esempio, un incidente con ischemia, causano entrambi danni che possono essere dolorosi, ma non sono la stessa cosa. Siamo ancora lontani dal poter classificare ogni singolo meccanismo patofisiologico. Per ora si è ancora nella fase in cui si riconosce come conseguente a danno nervoso determinate condizioni. Ecco, come fare a distinguere il dolore neuropatico dal dolore nocicettivo? Quali sono gli esami principali o i segni da cogliere per il medico? Soprattutto i sintomi, perché una lesione del sistema nervoso periferico centrale si accompagna anche a disturbi della sensibilità. E allora il malato lamenta insieme al dolore anche sensazioni abnormi, distorsioni della sensibilità, avverte gli stimoli normali in modo alterato, percepisce male il freddo, il caldo, il tatto, oppure quando è esposto a questi stimoli li percepisce in modo esagerato. Spesso e volentieri si ha un fenomeno paradosso: fino a un certo livello non si sente nulla, e quando si comincia a sentire si sente in modo esagerato. È quella cosa che si chiama ipoestesia, iperalgesia combinate. Quindi uno pensa di essere ammattito perché normalmente non sente, e quando sente sente male. Questi sono fenomeni che nel dolore nocicettivo, laddove il sistema nervoso è intatto, non si verificano. Prendiamo esempi per essere più chiari. Uno ha un ascesso al dente, il dente fa male e toccarlo è sgradevole, però grosso modo la sensazione di tenere la bocca è ancora conservata. Caso opposto di una persona che fa un intervento odontoiatrico, durante l'intervento viene danneggiato un nervo, succede che nella zona del dente si perde la sensibilità, addirittura non si sente se si ha qualcosa contro la gengiva o meno. Però appena si sente qualcosa c'è bruciore, c'è sensazioni disturbanti. Il malato si stupisce che la zona anestetizzata sia diventata ipersensibile, mentre non si stupisce che il dente con l'ascesso sia dolente al tatto. Ecco, diciamo che quando il malato dice
non ho le parole per raccontarlo, si tratta probabilmente di un dolore neuropatico. Radiologici, le TAC, così possono aiutare nella diagnosi? Tutti questi strumenti, dalla neurofisiologia alla radiologia, aiutano nella diagnosi, ma non sono specifici per un dolore neuropatico rispetto a un altro. Mi spiego meglio. Una elettromiografia, che è l'esame principe per le lesioni del sistema nervoso periferico, può essere alterata in una persona che non ha nessun dolore, perché è alterata quando c'è una malattia dei nervi, ma non tutte le malattie dei nervi sono dolorose. Mentre all'inizio della malattia dei nervi può essere normale in una persona che ha già dolore, e quando il dolore può essere l'anticipo che avverrà una lesione nervosa. Per cui di fatto la diagnosi è clinica. Gli strumenti servono per quantificare meglio l'entità di un danno.